33 direzioni in Serie A. Andiamo al 39esimo secondo. Ecco il Faraone. La sua tipica azione offensiva, la palla di poco sul fondo. La risposta della Roma è affidata a Daniele De Rossi. C'è tanta rabbia in questa cavalcata di Capitan Futuro. Amelia blocca centralmente. Poi 12esimo minuto. Osvaldo indovina il diagonale, ma Amelia manda in calcio d'angolo. Dalla bandierina spunta Pjanic, ma spunta anche in aria la testa di Burdizzo e la Roma va in vantaggio. Esagerata quasi l'esultanza dell'argentino, il primo gol in questa stagione, spesso fuori, la sua rivincita. Rivediamo ancora in mezzo alla difesa rossonera il gol di Burdizzo. Poi Robinho, El Shaarawy, esce Goicoechea, bravissimo ad andare sul pallone. Rivediamo ancora, prova lo scartamento a sinistra El Shaarawy, ma il portiere uruguaggio è molto bravo. Totti, parte il cross dentro per Osvaldo ed è il gol del 2-0, 23esimo minuto, hanno lasciato crossare Totti, nono gol per il nazionale azzurro dopo 24 minuti, Roma 2, Milan 0. La felicità di Zeman. 29esimo minuto, De Rossi. La mela, corridoio, solo davanti ad Amelia. Non fallisce l'argentino. 29 minuti, 40 secondi, Roma 3, Milan 0. Nono gol in campionato per il ventenne La Mela. Eccolo ancora, guarda Amelia e poi piazza così la sua botta. Sussulto Milan. La reazione con Robinho a cercare ancora El Shaarawy, ma si fanno sotto in tre. Difficile passare il muro giallo-rosso. Galliani piuttosto sorto nell'intervallo, nella ripresa senza cambi. Al quinto minuto Totti ha la possibilità di passare addirittura sul 4-0, il suo diagonale finisce sul fondo. 11esimo minuto, Pazzini per Nocerino, passa a destra a Boateng, rivede il modulo offensivo Allegri. Totti, il tocco in direzione di Balzaretti, parte il traversone, dentro ancora per La Mela. Nel cuore della difesa rossonera, nessuno lo contrasta, nessuno stacca ed è il gol del 4-0, doppia cifra per La Mela, gol numero 10 per l'argentino. Rivediamo ancora fra Costan, Ambrosini e Mexès, niente da fare per Amelia. Sussulto Milan, Robinho mette giù, supera Piris, scarta e poi cerca il destro, arriva Boateng in attento Goicoechea, poi c'è Florenzi per La Mela e arrivano gli applausi, destro per Osvaldo, Bojan per Robinho. 29esimo minuto, Constante, ecco Bojan, ex di turno, Boateng, la palla sul palo, doppio palo per Boateng e poi Montolivo cerca la conclusione, Goicoechea e bravo, impresa a terra. Ancora il Milan perché la Roma rifiata, Bojan prova il diagonale, bravissimo Goicoechea ad intercettare il destro dello spagnolo. Poi cambio, si rivede dopo tanti mesi Muntari per Ambrosini, il lancio intanto offensivo del Milan con Marquinhos che interrompe così con la mano l'azione di El Shaarawy, rosso diretto da parte di Rocchi per il giovane brasiliano. Rivediamo ancora con il braccio, Marquinhos interrompe l'azione del Milan. Galliani quasi assopito. Esce Totti dentro Romagnoli, classe 1995. La partita sembra finita? No, stiamo a vedere perché. 41esimo minuto. Muntari non trattiene Goicoechea, arriva Pazzini. Sul piede sinistro di Pazzini, eccolo qui, l'intervento, anzi piede destro, l'intervento di Goicoechea, calcio di rigore ma ammonizione per il portiere uruguaggio. Lo stesso Pazzini dal dischetto, 4-1, siamo al 41esimo minuto, il gol numero 7 per Pazzini in questo torneo con la maglia del Milan. 43esimo minuto, la Roma in 10, il Milan prova a sfondare, El Shaarawy, palla dentro! C'è lo stacco di Pazzini prima e poi Bojan che è lì, 4-2 al 43esimo minuto ed è il secondo gol in campionato per il giocatore spagnolo. E quindi finisce così all'Olimpico.